Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Oggi un video molto ironico con un prodotto molto simpatico, ma prima sigla. Ed eccoci ragazzi, allora per recensire questo prodottino per niente male, molto simpatico, molto curioso. Sì, ha stuzzicato la mia curiosità l'altro giorno mentre sfogliavo Amazon e ho visto questa luce da vicino, da gabinetto. Sì, è una luce con un sensore che funziona particolarmente bene, vedete la sua forma, il LED è posto qui alla fine, va con tre batterie mini stilo, per intenderci sono quelle del telecomando. Niente di più, niente di meno, non lo dovete né installare né configurare. È un prodotto plug and play, quindi mettete le pile e funziona. Dovete solamente scegliere il colore con il tastino. Niente di più, niente di meno. Lo mettete fuori la tazza. E che cosa fa lui? Qual è la sua funzione? Pensavo che era una boiata, una cinesata, invece l'ho trovato utile. Sembrava una cavolata, invece no, non lo è per niente, perché l'ho usato, lo sto usando da una settimana e me ne sono completamente dimenticato. Però la sua funzione si è rilevata veramente buona, perché lui si accende solo ed esclusivamente con il buio. Ha un sensore molto molto preciso, di giorno non si accenderà mai, quindi funziona bene, quindi non scarica le batterie inutilmente. A cosa serve? Quando di notte dovete andare al bagno, senza che accendete le luci, senza che vi portate il telefonino, senza che andate a sbattere, andate alla cieca. Quando state vicino il gabinetto, il sensore di movimento notturno fa accendere il LED e si accende questa bella luce LED dentro il WC. Così non possiamo sbagliare il colpo, insomma, diciamo che centro lo facciamo. Ritornando a uno degli ultimi video che avevo fatto, non so se vi ricordate lo scendiletto che quando appoggiate i piedi si accende il LED. Questi sono tutti dispositivi domotici che ci aiutano proprio per queste cose. Se siete delle persone che, non so, vivono insieme, siete insieme alla compagna, siete sposati, non volete svegliare qualcuno, o chi come me ha il sonno particolarmente leggero e mi sveglio anche per una mosca dentro casa, ogni volta che devo andare o al bagno o prendere un goccio d'acqua in cucina, mi devo alzare, accendo luci, porto telefonino, cose, ci metto molto per addormentarmi, cioè mi sveglio quasi completamente. Invece questi sono dispositivi che ci aiutano, ripeto, io lo sto usando da una settimana e me ne sono completamente dimenticato e mi è capitato più di una volta di andare di notte al bagno senza accendere le luci. Sono sceso dal letto e il mio scendiletto ha acceso il LED. Sono andato al gabinetto e si è illuminato il WC. Ora vi faccio vedere qualche dimostrazione, qualche prova e ditemi se è una cinesata, una boiata oppure invece un prodotto carino. Che poi mi sono scordato di dirvi, ragazzi, una cosa molto importante, che il prodotto non è poi una boiata, una cinesata come pensavo, perché ha il marchio CE e il marchio ROS, che sono i due marchi che a conformità dei prodotti a norma di legge nella comunità europea, quindi così tanto tanta cinesata non lo è il prodotto. Questo è il prodotto originale, ne ho visti molti altri simili, diversi nomi, diversi prezzi, ma non, forse quelli hanno difetti, non mi fiderei. Prendiamo questo, anche perché vi dico, il suo prezzo sta sui 12-13 euro. Non costa tanto, veramente, è un oggetto regalato. Una volta, lo comprate una volta, non lo comprate mai più. E mi sono scordato di dirvi di come si installa. Ha questa linguetta metallica flessibile che si adatta a ogni forma del vostro WC, se ce l'avete piccolo, il bordo, se ce l'avete grande, quindi, e all'estremità c'è il LED. Il sensore deve essere posto fuori, quindi quando passate si illumina. Vedete che adesso di giorno non funziona e
E niente, facciamo qualche prova, vi faccio vedere qualche video e vediamo il risultato finale. Il dispositivo è veramente intelligente perché di giorno non funziona. Io sto passando di continuo e la luce non si accende. Funziona veramente bene. Impatto visivo veramente niente male. Guardate la luce spenta. Che dite? Si vede la luce? Proviamo totalmente al buio. Beh, direi che è impossibile mancare il centro. Allora ragazzi, eccoci qua a fine video. Ve l'avevo detto, era un video ironico, un oggetto simpatico, però adesso a fine video mi vengono un po' di riflessioni. Allora, un oggetto che costa così poco, facilissimo da installare, funziona alla perfezione, non ha difetti. Siamo sicuri che è una boiata?